Benvenuti in quel di Petroio per assistere alla terza giornata del campionato di terza categoria Girone Aretino. Terza giornata di campionato, dicevamo, e si stanno per sterrare sul campo le due formazioni, la Virtus Tanciano e il gruppo sportivo Petroio. Avanti ancora al limite dell'area, siamo dentro l'area, il portiere esce a vuoto, la mette dietro, torna. Era una grandissima occasione per la Virtus Tanciano, ma la palla schizza in avanti, il numero 11 è più scattoso, grande tocco di esterno sinistro, 1-0 per il Petroio, ha segnato il numero 11 Lorenzini. E tutto questo esattamente al sesto minuto e 45. Non è fallo. Bravo l'arbitro ancora, Fattorini è l'unico forse che prova a giocare il calcio. Bella questa palla nel mezzo e grande l'occasione per la formazione viola, in tuffo in avanti, non ha trovato la porta. Bellissimo colpo di tacco, prova a entrare dentro l'area, salta all'uomo, tenta la botta, nulla di fatto. Occasione discreta per la formazione viola al 24esimo. In avanti Vannuccini di testa, viene anticipato ma poi recupera palla, ancora la palla rimane lì, rigore netto da parte del Petroio, senza nessuna scusa, calcerà di sinistro e gliela mette nell'angolino basso, 2-0. Secondo tempo del campionato di terza categoria Girone Aretino fra Petroio e Virtus Tanciano. Ancora Salà, palla a terra, bravissimo colpo subito al volo, ma bravo anche il portiere Marchi che sta perdendo. Eccolo il gol di Vannuccini nel conseguente calcio d'angolo, colpo di testa di Vannuccini, rete del 2-1 per la formazione del Petroio. La mette nel mezzo al secondo palo, bella l'occasione per il numero 7, mi è sembrato Togolà, no, non è Togolà. Vannuccini va a chiedere il recupero del palla sul secondo palo, Togolà, go! Togolà l'ha messa nel mezzo dove Vannuccini fa la doppietta. Esattamente tutto questo al dodicesimo del primo tempo. Lungo, profondo a cercare Salà. La mette nel mezzo, bellissima la botta. Ci ha provato, grande occasione per la formazione viola. La mette nel mezzo alla porta piccola, bravo il portiere di Pugna a uscire e si ritrova ancora la palla lì. Che cosa ha sbagliato? Ha sbagliato una rete clamorosa il Petroio. La mette nel mezzo, però bel lavoro che ha fatto, grande parata di Bianconi. Camara ancora, occasione. Bella occasione al 95esimo. Termina qui a Petroio la partita molto molto interessante e divertente fra la Virtus Tanciano e il Petroio, formazioni che chiudono la partita sul risultato di 2-2, primo tempo a favore completamente del Petroio, secondo tempo ha ristabilito le distanze la formazione viola con due reti di Vannuccini, entrambi di testa sul calcio d'angolo. Pertanto dalla Petroio il Rumani Mauro per il commento e Moriano Micheli per il riprese, montaggio e regia vi danno appuntamento per le prossime occasioni e a voi tutti, ciao!